Naomi Campbell avrebbe aggredito Yvonne Chiot, attrice, valletta e ex volto di Non è la Rai di Gianni Boncompagni, in un noto hotel di Roma più di 10 anni fa. A raccontare l'insolito episodio è stata la stessa Chiot in un'intervista sulla Repubblica. La causa dell'ira della modella sarebbe stata l'abito che Yvonne indossava, identico al suo. Rissa con Naomi Campbell? Più che rissa diciamo che è lei che mi ha corcato di botte, ha dichiarato la Chiot. Dopo una conversazione, Naomi l'avrebbe improvvisamente aggredita. Tale episodio non è mai stato commentato dalla modella, così come Brad Pitt non ha mai risposto alle dichiarazioni della Chiot riguardo un suo presunto interesse verso di lei. Yvonne ha raccontato anche di un incontro con Brad Pitt, durante una cena tra amici. L'attrice ha ammesso di aver pensato che il famoso attore stesse parlando con un'altra persona, data la sua bellezza e gentilezza. Nonostante l'incontro successivo, Yvonne non ha mai scambiato numeri con Pitt, nonostante avesse ammesso di poter interessarsi a lui. Le dichiarazioni di Yvonne Chiot riguardo i suoi ruoli televisivi, tra cui Non è la Rai di Boncompagni, hanno fatto parlare molto. Dopo aver fatto delle foto in stile Lolita per una rivista, l'attrice fu notata da Boncompagni che le offrì un contratto per la trasmissione. Tuttavia, Yvonne abbandonò presto il programma, spiegando che si trattava di ruoli che non le interessavano e che non corrispondevano alle sue aspettative. Durante la sua esperienza con Boncompagni, Yvonne ha ricordato il regista con affetto, definendolo cinico e intelligentissimo. Boncompagni le fece notare la sua eccentricità, poiché tra le pause delle riprese l'attrice preferiva leggere romanzi e ascoltare musica classica anziché socializzare con gli altri. In conclusione, i retroscena sulle esperienze di Yvonne Chiot nel mondo dello spettacolo e i suoi incontri con personaggi famosi come Naomi Campbell e Brad Pitt, fanno emergere una personalità forte e determinata, che ha saputo gestire situazioni complesse e mantenere sempre la sua integrità artistica.